oggi siamo qui in un locale esclusivo di Milano per raccontarvi altre curiosità di una telenovela che inizia con la lettera D. Di quale telenovela parliamo ora? Sì, stiamo parlando di una telenovela un po' conosciuta. Stiamo parlando di Disperatamente Tua, che conosciamo anche come Rosa della Caglie. Non tutti la ricordano, quindi vediamoci insieme alcune curiosità. E noi ci vediamo domenica prossima sempre qui su Telenovela 16 News con i vostri Marianna e Omar. Ciao. Buenos días amici di Telenovela Serie TV Music, oggi parliamo di Disperatamente Tua, telenovela venezuelana del 1982, trasmessa su Venezolana de Televisión e scritta da Mariela Romero. In Italia è arrivata su Video 1, emittente toscana, a partire dal 26 marzo 1984. Protagonisti di questa bellissima storia, Amanda Gutierrez nel ruolo di Rosa e Arnaldo André nel ruolo del professore Alessandro. Il professore scherzosamente chiamerà Rosa, Rosa del giardino, e lei furiosa lo aggredisce rispondendo di essere in realtà una rosa della strada, da cui il titolo originale Rosa della Caglie. Nel cast ha preso parte anche un giovanissimo Carlos Mata nel ruolo di Riccardo. La sigla Quiera Dios è cantata da Mirta Pérez, che nella telenovela interpreta il personaggio di Mirta. Disperatamente Tua rientra tra quelle telenovelas che hanno un finale diverso dal solito, ma non voglio anticiparvi troppo. Per oggi è tutto, vi do appuntamento a domenica prossima. Ciao!